due positivi su 180 tamponi processati nel bollettino delle 11 dell'ASREM, i contagiati salgono a 263. Svelato l'arcano di Isernia, nessun nuovo caso, l'azienda ammette l'errore, si trattava di Larino. Soldi a fondo perduto per PMI e microimprese, il governatore Toma ospite del nostro TG, lavora alla ripartenza economica del Molise. Ma dal Lance Acem arriva un duro attacco, edilizia con le casse vuote, ripartenza in dubbio, mancano risposte dal governo regionale. Imponente il lavoro delle forze dell'ordine in provincia di Campobasso, il prefetto Guia Federico traccia un primo bilancio, 26.000 persone controllate, 1.400 sanzioni, 66 denunce in campo, 8.000 unità per un totale di 21.000 ore lavorative. Esce di casa e si apparte in montagna per fumare marijuana, giovane di Frosolone multato e segnalato per uso di stupefacenti. Si ispira a Zeman per la fase offensiva, Mazzarri per la tattica difensiva e martella la squadra come Conter. Allenatore dell'Olimpia Agnonese Erminio Rullo si confessa a Teleregione. Volley, nostra intervista al Campobassano Santucci. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Teleregione. Naturalmente, come avete visto dai titoli, ampia, davvero ampia parte anche di questa edizione sarà dedicata all'emergenza coronavirus, non solo alla gestione sanitaria dei casi, all'aggiornamento del bollettino, ma anche a come stiamo già programmando la ripartenza, la fase 2, non solo a livello nazionale. Infatti sono in previsione o a livello di elaborazione provvedimenti e misure per che la ripartenza sia concreta davvero. Allora do il buon pomeriggio e lo ringrazio per essere ospite del nostro TG al Presidente della Regione Molise Donato Toma, in collegamento con noi da Palazzo Vitale. Buongiorno dunque Presidente, cosa ha immaginato, cosa sta elaborando in queste ore per la fase 2 in Molise? Guardi, ho appena terminato da 10 minuti in realtà la commissione in sede di conferenza delle regioni europea per gli accordi che stiamo stipulando col Ministero per il Sud in relazione ai fondi comunitari e in relazione al Fondo di Sviluppo e Coesione. In realtà abbiamo capito che abbiamo molti margini di riprogrammazione dei fondi comunitari che abbiamo, e io sto lavorando da stamattina alle 8 per la verità con il mio staff per portare in giunta una proposta che abbia una certa organicità nell'intervenire con contributi a fondo perduto, in particolare su microimprese. Faremo una chiamata per le microimprese e su imprese di piccole e medie dimensioni, che vorremmo fare con una chiamata a parte, con una manifestazione di interesse a parte. Stiamo valutando l'importo delle misure da mettere in campo per questa emergenza, perché chiaramente più basse sono le misure più aziende vengono finanziate, più alte sono le misure meno aziende vengono finanziate, ma non dobbiamo esagerare né col frazionare né con l'espandere l'intervento regionale, dobbiamo cercare di trovare la misura giusta. Lei ha, diciamo, fatto un po' di conti anche in relazione a questo impegno appunto con il Ministero del Sud, che sta, diciamo, riparametrando, riperequando, se posso utilizzare in maniera impropria questo termine, le risorse assegnate alle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord. Più o meno ha definito di avere un gruzzolo disponibile di 10-15 milioni, se non sbaglio. Sì, che potrebbero, sono 10-15 milioni, che potrebbero anche diventare di più, dipende dalla cifra che il governo intende drenare dalle regioni. Qui è sorto un problema per cui ci dobbiamo rincontrare col ministro Provenzano. Il problema è questo in sostanza: noi non vorremmo finanziare interventi statali con i soldi regionali, noi vorremmo che lo Stato finanziasse interventi statali con i soldi statali ed europei. Con i soldi invece che abbiamo a disposizione delle regioni vorremmo finanziare gli interventi regionali, ognuno per il proprio territorio. Le anticipo una notizia di cui ci occuperemo fra qualche minuto nel telegiornale, che lei avrà già ascoltato dai titoli ma ne sarà a conoscenza. Il settore dell'edilizia è particolarmente in sofferenza, lo era anche prima dell'emergenza coronavirus, lamenta diciamo l'impossibilità di un confronto con lei in queste settimane. Poi i temi sul tavolo li conosce lei e l'ACE Mance li ha messi bene in evidenza da settimane, ormai da mesi, però lamentano che con lei, con la struttura regionale, insomma, non riesce più l'associazione a confrontarsi.
No, questo, allora, in un certo qual modo è vero, ma non è perché non ci si vuole confrontare con l'ANCI o con l'ACEM, assolutamente. È che in questo momento noi, se non abbiamo risorse e strategie da offrire, ogni confronto potrebbe rivelarsi vacuo. Quindi sto cercando di andare in approvazione di bilancio, il 20, 21 e 22 c'è l'approvazione di bilancio. Dopodiché fisserò un incontro con queste categorie. Vorremmo anche capire che tipo di intervento vuole programmare il governo. Non ancora l'abbiamo capito, perché i fondi regionali vanno in complementarietà rispetto ai fondi nazionali. Per cui noi potremmo avere una interlocuzione in cui manca un pezzo importante, che è quello del governo. Certo, diciamo su un punto però le chiedo già una risposta perché lei faceva riferimento al bilancio. Dice l'ACEMANCE, per ripartire è prioritario innanzitutto poter contare sui pagamenti dei lavori già effettuati, anche quelli post-sisma. Su questo la Regione può dare una risposta già adesso. Hanno ragione, la mia risposta è così. Noi dobbiamo accelerare i pagamenti post-sisma, lo stiamo facendo. C'è stata una frenata, ma la frenata è più governativa perché al governo hanno bisogno di liquidità. Chiaramente, se tu hai bisogno di liquidità e hai una liquidità limitata, la utilizzi dove c'è un'emergenza e quindi ritengo sia stata spostata sull'emergenza Covid. Bisogna ripristinare la ordinarietà e quindi avere un po' di pazienza, ma sotto questo profilo io non contesto le affermazioni delle associazioni edili perché hanno ragione e noi stiamo cercando di far arrivare quanta più liquidità possibile nelle tasche degli imprenditori perché reinvestano e quindi non chiudono le aziende, anzi le riaprano. Un altro passaggio su un tema che ci segnalano in tanti, chiamano addirittura in redazione per sapere cosa intende fare la Regione, così lei può dare una risposta qui dal nostro TG. Mi riferisco al bollo auto, in scadenza a maggio, credo, e in altre regioni si è già provveduto a una sospensione. Cosa farà la Regione Molise? Allora, guardi, il bollo auto è sospendibile e noi vorremmo andare verso quella direzione, di spostarlo quantomeno al 31 di luglio. È chiaro che non possiamo ridurlo perché io preferisco agire sui contributi a fondo perduto e non sulla riduzione di entrate, perché la riduzione di entrate incide poi sulla spesa per servizi minimi regionali. Quindi, cioè, se tu non hai entrate, poi non puoi nemmeno dare servizi. Invece i contributi a fondo perduto, i finanziamenti sono a valere su altra tipologia di entrate, che sono i fondi comunitari e i fondi nazionali. Su quelli possiamo fare moltissimo. Ripeto, sui bolli possiamo semplicemente dilazionare, spostare la scadenza. Infine, Presidente, provo, diciamo, come dire, a avvelenare un po' questa intervista, tra virgolette naturalmente. Mi permetto, non dico di scherzare che non è il momento, ma la butto in politica, voglio dire. Rendo conto delle affermazioni, delle critiche che il segretario regionale del PD le ha rivolto, ha inviato una nota, credo lo abbia Chiedo scusa, fatto anche. perché mi sfugge in È il questo consigliere momento. regionale del Partito Democratico Vittorino Facciolla, oggi sul Corriere della Sera, molto condiviso sui social, questo articolo che ci dipingeva come esempio virtuoso, 2 giorni senza contagi, in realtà non stavamo leggendo i tamponi processati o ne sono stati processati pochi in quelle ore, quelli strettamente necessari. Il PD quindi torna a dire: la Regione Molise e l'ASREM non fa i tamponi, è in ritardo sulla medicina territoriale, non c'è nessun esempio virtuoso. Beh, io posso solo rispondere che sono affermazioni che hanno natura semplicemente politica. Non è il momento di fare opposizione con questa virulenza, rimanendo in tema di virus. Cercheremo di trovare un vaccino anche per la minoranza che esercita il suo ruolo, secondo me, in modo politicamente non corretto. Però poi ognuno prende le posizioni che vuole. Noi mettiamo in campo azioni concrete, abbiamo superato i 2.500 tamponi, stiamo andando verso i 3.000 tamponi. Quando è stato necessario farlo e ce l'ha chiesto l'Istituto Sanitario, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, lo abbiamo fatto. I tamponi li stiamo facendo, poi se vogliamo demolire tutto ciò che di buono fa la parte politica in questo momento predominante, allora possiamo dire di tutto, ma è legittimo che
il PD dica quello che sta dicendo. Dovrebbe dire qualcosa al suo governo, che ci sta creando parecchi problemi perché c'è un po' di confusione a livello nazionale. Solo che io non contesto il governo nazionale, perché in questo momento dobbiamo fare squadra. In regione mi pare che non stia succedendo questo. Grazie al Presidente della Regione Molise Donato Toma per il contributo che ci ha dato anche oggi, era in diretta con noi da Palazzo Vitale. Buon pomeriggio e buon lavoro a lei. Arrivederci. E allora passiamo al bollettino. L'ASREM nelle ultime ore ha processato, quindi effettuato e letto il risultato di 180 tamponi. Due i nuovi casi di contagi diagnosticati, ambedue di Campobasso, appartenenti a cluster già definiti. Negativi invece i test effettuati alla casa di riposo Pistilli di Campobasso. Cristina Niro. Sono 180 i tamponi processati a partire da ieri sera e fino a questa mattina per un totale di due riscontri positivi. Due pazienti di Campobasso che erano già in quarantena perché circoscritti a cluster già noti. Non c'è nessun contagiato a Isernia, come riportava invece ieri sera il bollettino dell'ASREM. La stessa azienda sanitaria ha comunicato l'errore. Il tampone positivo, inizialmente associato al capoluogo di provincia Pentro, è invece di Larino. Si tratta di un operatore del 118, anche lui già in quarantena. Isernia dunque resta ferma a 7 casi, mentre Larino passa a 4. Quindi il numero dei contagiati è salito a 263 su 2.771 tamponi processati. Gli ultimi casi censiti riguardano quindi tutta la provincia di Campobasso. Sorvegliate speciali le case di riposo della regione, lo ha ribadito a più riprese anche il direttore generale dell'ASREM, annunciando nei giorni scorsi i tamponi a tutti gli ospiti delle strutture insieme agli operatori in servizio, per evitare quanto accaduto a Cercemaggiore d'Agnone. Negativi quelli compiuti alla casa di riposo Pistilli del capoluogo di regione. Ad oggi sono ricoverati quindi in ospedale a Campobasso 24 pazienti. 20 sono in malattie infettive, 4 sono in terapia intensiva. 202 quelli in isolamento domiciliare, 15 invece coloro che sono stati dichiarati ufficialmente guariti e 15 sono anche i pazienti deceduti a causa del coronavirus, 12 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia, 1 di altra regione. Nella mappa del contagio la città con il più alto numero di positivi resta a Campobasso con 85 casi. Seguono Cercemaggiore e Termoli con 27 casi, 11 a Montenero di Bisaccia, 14 a Belmonte del Sagno, 9 ad Agnone, 7 a Isernia, Riccia, Baranello, 5 a Pozzilli, a seguire, da 4 a scendere, gli altri comuni del Molise. E allora abbiamo accennato nell'intervento in diretta del Presidente Toma, la Cemance denuncia che restando così le cose sarà molto difficile per le imprese edili ripartire, mancanza di risposte certe, aziende ferme da più di un mese, necessità di un confronto col Presidente della Giunta regionale e con gli organi regionali, un confronto assente da mesi, oggi più che mai necessario per essere informati su cosa deve attendersi il settore edile nelle prossime settimane. Dunque questa è la denuncia dell'ACE Mance Molise che dichiara che le imprese sono pronte a ripartire, ma avverte sui danni irreparabili che scaturiranno da una mancata ripresa. Per far fronte a questa situazione l'associazione ritiene indispensabile innanzitutto il pagamento alle imprese di tutti i crediti maturati in passato e per i lavori pubblici e per la ricostruzione post sisma non onorati nei termini di legge, senza cui nessuna ripartenza potrà avvenire. Invoca poi la garanzia che i pagamenti per il futuro avvengano nei 30-60 giorni stabiliti. Invochiamo l'utilizzo dei fondi europei, dichiara il presidente Danilo Martino, per agevolare la ripartenza, vista la flessibilità assicurata, che però non potrà mai iniziare la ripartenza naturalmente se non viene prima saldato il debito pregresso. Dall'inizio dell'emergenza Covid, oltre 26.000 persone sono state sottoposte a controllo da parte delle forze dell'ordine, diverse quelle sanzionate e denunciate. In vista del 25 aprile e del 1 maggio i controlli non diminuiranno, ce lo ha detto il prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico. Signor prefetto, allora, emergenza Covid, nel Molise disposti controlli importanti, soprattutto in occasione della Pasqua e della Pasquetta, lo abbiamo visto lungo le strade, ma non è finita qua perché in prospettiva ci sono ulteriori rafforzamenti al riguardo. Assolutamente sì, perché abbiamo altre due importanti date, il 25 aprile e il 1 maggio, e quindi anche in quell'occasione riproporremo lo stesso meccanismo
meccanismo, la stessa intensità di controlli che abbiamo attuato sia per Pasqua che per Pasquetta. Voglio, come dire, essere anche concludente e segnalare con dei dati statistici che meglio di altre parole possono far comprendere l'attività svolta, quali sono stati i controlli che a partire dal 10 marzo ci siamo dati la data del DPCM precedente, abbiamo effettuato circa 26.206 persone controllate, soltanto di 1.467 sono state sanzionate e addirittura 66 denunciate, e 10 sono state denunciate per reati diversi, cioè false dichiarazioni previste ai sensi del codice penale. Abbiamo verificato 2.751 esercizi commerciali, ne abbiamo sanzionati 4 che mantenevano l'apertura quando non era consentita e oltretutto abbiamo un numero di ore lavorate che è veramente incredibile. Ho voluto far sommare le ore lavorate dalle forze dell'ordine perché il cittadino può rendersi conto dell'immane lavoro che fino ad oggi è stato svolto. Le unità di personale utilizzate sono 8.455. Le unità, il lavoro, le ore di lavoro effettuate sono 21.462. Solo per rendersi conto di quanto l'attività della prefettura sia stata intensa, voglio dire che abbiamo risposto a 362 aziende che ci hanno fatto le comunicazioni previste dal DPCM, consentendo loro di rimanere aperte e quindi dandogli anche il consenso da parte della prefettura. Abbiamo risposto a più di 5.000 telefonate e quindi chiarito aspetti interpretativi del DPCM e risposto a tutte le richieste che da parte dei cittadini ci sono state rivolte, perché veramente sono state tantissime. In un mese abbiamo esitato in entrata e uscita circa 5.300 numeri di protocollo. Nei giorni futuri il lavoro sarà ancora più importante perché se si ripartirà, perché il paese ha necessità di ripartire, lo si dovrà fare rispettando delle regole precise che il governo si appresterà ad emanare, quindi i controlli saranno ancora più scrupolosi e più numerosi. Direi che, insomma, una forza d'urto e di impatto notevole a livello territoriale, e che ripeteremo assolutamente, ovviamente adeguandoci anche alle nuove disposizioni che sono state appunto emanate con l'ultimo DPCM che consente l'apertura di esercizi commerciali oltretutto diversi da quelli consentiti in precedenza. Le aziende in difficoltà in Molise, signor prefetto, sono tante. Quante di queste hanno palesato un'ulteriore difficoltà in questo periodo e quindi la necessità di tornare presto al lavoro? Diciamo che abbiamo avuto anche molte segnalazioni, ecco, da parte di aziende che ovviamente vivono una condizione di disagio e di difficoltà. Quello che ci siamo imposti come prefettura è stata quella di dare una risposta tempestivamente rapida, perché vogliamo che chiunque ha diritto di ripartire, riparta senza lungaggini burocratiche e senza ritardi. Quindi ci metteremo tutta la nostra forza di impatto, la nostra buona volontà nel far sì che la ripresa da questo punto di vista sia rapida e concreta. Volevo anche raccomandare, se
potete anche far passare questo messaggio a chi non è direttamente impegnato in attività indifferibili e urgenti. Volevo raccomandare a tutti di restare a casa perché è l'aiuto più importante che possono darci e che ci permette di svolgere il nostro lavoro anche in maniera serena e concreta, perché sappiamo che lo facciamo per il bene di tutti. Anche chi sta a casa, paradossalmente, sta svolgendo un lavoro per la collettività, perché tutela se stesso e tutela gli altri. E quindi lo ringraziamo e lo invitiamo a restare a casa e a continuare a lavorare come noi. I carabinieri della stazione di Frosolone, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno pattugliato il centro cittadino e anche le località periferiche, non trascurando le zone di montagna. Proprio in montagna hanno trovato un'auto, all'interno c'era un giovane del posto, si era appartato per consumare marijuana. Il ragazzo è stato quindi multato per essersi allontanato da casa senza motivo ed è stato segnalato per uso di sostanze stupefacenti. Gli è stata anche ritirata la patente. Santissimo Rosario non è in grado di ospitare i pazienti Covid. Questa è la denuncia del Movimento 5 Stelle che sottopone all'attenzione delle autorità una lunga lista di criticità in una diffida. Nicola De Santis. Il Santissimo Rosario è totalmente inadeguato sia in termini strutturali che in fatto di personale ad ospitare positivi al coronavirus. La denuncia proviene dai portavoce del Movimento 5 Stelle in Regione, Andrea Greco, Vittorio Nola e Angelo Primiani, che hanno inoltrato una diffida alla ASREM, al commissario ad acta alla sanità, al ministro della Salute, nella quale si chiede di verificare le eventuali carenze assistenziali nella gestione dei pazienti ricoverati dalle case di riposo di Agnone e Cercemaggiore. Per gli esponenti del movimento si tratta di persone anziane, che di notte spesso non vengono seguite da infermieri professionali o da figure mediche, ma da operatori socio-assistenziali. Riteniamo ciò di una gravità inaudita, hanno dichiarato i consiglieri regionali. Se la struttura è una RSA, come del resto riconosciuto dalla ASREM, è fondamentale la presenza di un infermiere professionale, oltre all'auspicabile presenza di personale medico chiamato a gestire le terapie e ad intervenire in caso di emergenza. A riguardo, opportuno conoscere chi è il medico responsabile della RSA, nonché quello del reparto Covid, soprattutto per consentire ai familiari di avere dei punti di riferimento. Il quadro diventa ancor più allarmante considerato che i pazienti sono quasi tutti allettati. Solo tre, infatti, risulterebbero autonomi, ma in precarie condizioni fisiche. Quindi, per alimentarsi, hanno bisogno di aiuto ed assistenza, con un adeguato numero di OS. Inoltre, Greco, Nola e Primiani vogliono sapere se è vero che i sanitari sono costretti a lavare a casa la divisa indossata durante le ore di lavoro, in quanto non è previsto un servizio di lavanderia né interno né esterno alla struttura ospedaliera. Discorso simile per il personale amministrativo, che per i tre consiglieri regionali non sarebbe opportunamente separato dal personale a stretto contatto con i pazienti positivi. Inoltre non è chiaro se la biancheria dei pazienti positivi al Covid sia abbandonata in una stanza dove risulta collocata una lavatrice non funzionante, con pesanti incognite sul modo in cui vengono sanificati gli indumenti. Ed ancora, restano sconosciuti i locali dove gli operatori sanitari effettuano la vestizione e la svestizione, nonché dove ripongono gli effetti personali. Infine, è da verificare se il personale sia munito delle apposite protezioni gambali. E se è vero che si continuano ad utilizzare le buste per la spesa legate con dei lacci al posto dei calzari monouso, i tre esponenti del Movimento 5 Stelle chiedono l'immediata verifica delle circostanze descritte nel comunicato affinché vengano adottati i provvedimenti del caso. Studiare le correlazioni, il rapporto quindi tra la gravità dell'infezione da coronavirus e le patologie preesistenti. È l'obiettivo di una ricerca coordinata dal Neuromed che ha visto l'adesione di 18 centri clinici su tutto il territorio nazionale e ha destato anche notevole interesse da parte dei centri internazionali. Pierluigi Boraggine.
Lo studio è coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli con il contributo dell'Università di Pisa, dell'Università dell'Insubria di Varese Como e di Mediterranea Cardiocentro Napoli. Al centro della ricerca vi sono le correlazioni tra infezione da coronavirus e le patologie già presenti nelle persone colpite. Stiamo già ricevendo i dati e a breve potremo dare delle risposte sull'importanza di fattori di rischio come l'ipertensione e il diabete nella severità della malattia Covid-19 e anche sull'importanza di farmaci come gli ACE inibitori e l'eparina di cui tanto si sta parlando. Sono 18 i centri clinici italiani che hanno aderito sinora allo studio, da quelli situati nei territori più colpiti della Lombardia a quelli del centro e del sud Italia, compresa la Sicilia. Altri hanno già manifestato l'intenzione di partecipare a questa ricerca, mentre un forte interesse è venuto anche da alcune cliniche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Stiamo registrando, dice Augusto Di Castelnuovo, epidemiologo del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed, attualmente presso Mediterranea Cardiocentro di Napoli, una grande attenzione a tutti i livelli e per questo siamo costantemente al lavoro per predisporre nel modo più efficiente il sistema di raccolta e di analisi dei dati provenienti da tutte queste strutture. Lo studio è di tipo osservazionale e prevede la raccolta di dati sui pazienti ricoverati per Covid-19 nei centri partecipanti. Orgoglioso dei suoi ricercatori, il presidente dell'IRCCS Neuromed Giovanni De Gaetano. Lo studio, la sua chiosa, raccoglierà anche dati su alcune delle terapie adottate durante il ricovero per fronteggiare l'infezione. Puntiamo ad avere strumenti più precisi per inquadrare meglio le persone colpite da coronavirus in relazione alla loro storia clinica e quindi aiutare i medici nelle scelte terapeutiche più adeguate. Come verrà gestita l'estate? Quali aiuti riceveranno gli operatori del turismo? L'assessore Cotugno ne ha parlato in videoconferenza col ministro Franceschini. Un omaggio che... Videoconferenza tra gli assessori di tutte le regioni e il ministro Dario Franceschini e il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi. Sul tavolo virtuale le richieste delle regioni per il turismo, in particolare lo stato di crisi e un provvedimento ad hoc per il settore. Franceschini ha assicurato che porterà le richieste formulate all'attenzione del Consiglio dei Ministri. Nel dettaglio, un'accelerata da parte del Comitato Scientifico per la compilazione delle linee guida per la riapertura di stabilimenti balneari, alberghi e strutture ricettive, la deroga agli operatori degli stabilimenti balneari per l'accesso alle strutture per la manutenzione ordinaria e straordinaria, con l'auspicio di poter seppur parzialmente ripartire già da questa estate. Il credito d'imposta per i canoni di locazione delle strutture ricettive, il credito d'imposta per sopperire al calo del fatturato nell'esercizio 2020. La definizione di un protocollo che consenta di individuare i lavori stagionali e prevedere a loro favore una indennità per la stagionalità 2020. La definizione di un voucher o bonus vacanze da riconoscere ai turisti italiani che decideranno di andare in vacanza in località turistiche all'interno del territorio nazionale. La previsione di forme di garanzia statali per manlevare le strutture turistiche in caso di contagi o danni per la salute mediante l'attivazione di particolari polizze assicurative. Quanto alla possibilità di approvare un decreto ad hoc, Franceschini si è detto disponibile, ma non prima che il quadro generale sarà più chiaro. Per la proclamazione dello stato di crisi, il ministro infine ha tenuto a precisare che il paese è già in uno stato emergenziale e che tutta la produzione normativa ha natura derogatoria rispetto all'ordinario. Abbiamo registrato con soddisfazione la fattiva volontà del ministro di sostenere le nostre proposte, ha dichiarato l'assessore al turismo del Molise Vincenzo Cotugno. Ci rendiamo conto, come ha precisato il ministro, che in questo momento la coperta è corta. Tuttavia, aggiunge Cotugno, occorre focalizzare l'impegno del governo su alcune priorità, dare liquidità agli operatori del settore e prevedere contributi a fondo perduto per coprire le nuove spese necessarie per l'adeguamento delle strutture ai protocolli sanitari che il Comitato Scientifico sta approntando per agevolare la riapertura. E allora ci spostiamo proprio sulla costa per trattare un po' più in dettaglio le esigenze, le richieste e le proposte per i balneatori. È in collegamento con noi e lo ringrazio di questo, gli do il buon pomeriggio, Valerio Fontana, consigliere regionale dei 5 Stelle. Allora, ascoltato e insomma sapeva già
le ultime novità rispetto all'incontro in videoconferenza che c'è stato fra gli assessori al turismo e il ministro Franceschini. Intanto un commento sulle misure in arrivo per il settore turismo nella fase 2, quella più importante della ripartenza dell'economia italiana. Buongiorno, un saluto da Termoli a tutta la redazione di Teleregione Molise, a tutti gli ascoltatori e a lei, dottoressa Iacobucci. Ho ascoltato l'ultimo servizio che avete mandato in onda, dove insomma l'assessore Cotugno chiede misure di reddito sostanzialmente per il settore balneare, nei futuri decreti legge, chiede crediti di imposta. È incredibile il ritardo della Regione Molise verso le misure urgenti e realmente importanti che servono al settore balneare. I balneatori per il momento non chiedono assistenzialismo, chiedono di poter lavorare e di portare a casa la stagione balneare 2020 e per farlo devono avere permesso di recarsi in spiaggia per nei lavori di manutenzione e allestimento delle spiagge. Sono lavori che richiedono fino a 2 mesi di preparazione, ogni giorno perso oggi e un giorno perso a luglio, ad agosto per un'eventuale stagione estiva. Quindi è importantissimo agire ora. Le altre regioni l'hanno fatto, l'ha fatto la Liguria, l'ha fatto l'Abruzzo, l'ha fatto l'Emilia Romagna. Nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio Comunale è fatto espressamente riferimento che è possibile le case presso le proprie strutture a svolgere lavori di manutenzione. Invece noi l'avevamo proposto con una mia mozione già dall'8 di aprile, eppure assisto, di questo ne è molto, solo a polemiche per quanto riguarda la mozione da parte di questa fattispecie dell'assessore Lino, anche assessore del trasporto, e assisto a proposte per una fase 2 da parte dell'assessore Cotugno. Quello che bisogna fare è un'ordinanza che permette ai balneatori di recarsi in casa ad allestire i propri stabilimenti. Guardi, questa foto è scattata a Genova ieri mattina, è un balneatore che con la mascherina reca nella sua spiaggia, nel suo stabilimento, inizia a avviare lavori di manutenzione. Poi ci sentiamo dire che la Liguria è virtuosa nel settore balneare. Non è la Liguria è virtuosa, è che la giunta regionale Liguria mette in condizione i balneatori di lavorare come stanno facendo tutte le altre, tranne il Molise. Non capisco perché questo non avviene. Quindi basterebbe un'ordinanza del Presidente della Regione, mi pare di capire, naturalmente però istruita dai settori di competenza, immagino il Demanio, non solo l'assessorato al turismo, lei vi faceva accenno, infatti ha fatto riferimento anche all'assessore Niro. Ed è importante però, consigliere, che certo che vengano autorizzati a poter manutenere i loro lidi per farli trovare pronti e che lavorino in sicurezza e che pensino però anche a un'estate da garantire in sicurezza. Abbiamo tutti visto anche le altre foto, quelle col plexiglass, no? C'è questo imprenditore del turismo dell'Emilia Romagna che ha pensato a come garantire la sicurezza questa estate per evitare poi ritorni di contagi, purtroppo. Ho visto quella proposta, ma quella è una proposta che al momento rimane solo, diciamo, un progetto in 3D. Per sapere esattamente che cosa riserverà la stagione balneare dobbiamo attendere. Dobbiamo attendere decreti che probabilmente arriveranno a maggio. Quello che è certo è che se a luglio e agosto le spiagge riaprono, I nostri balneatori da oggi devono essere messi in condizioni di poter lavorare in sicurezza e le dirò di più che se la stagione estiva dovesse partire ma con dei vincoli legati alla sicurezza, il periodo di preparazione è ancora più lungo perché bisognerà installare probabilmente misure di distanziamento che erano quelle che avevamo ai primi di marzo probabilmente, quindi richiedono un periodo di preparazione ancora più lungo e quindi ancora più urgente che oggi permettere ai balneatori di recarsi presso i propri stabilimenti in sicurezza. Io le sottolineo che sono attività
prettamente stagionali, che l'intero fatturato del 2020 si concentra in 3 mesi di attività. Se salta anche solo una settimana di quell'attività, è un dramma per quella categoria a livello economico, come capirà bene. Bene, grazie al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Valerio Fontana, buon pomeriggio e buon lavoro anche a lei. Grazie a voi. E spostiamoci adesso invece a Venafro, traffico fermo, caldaie spente, molte aziende sono chiuse, eppure l'inquinamento non accenna a diminuire nella piana. Ecco perché le mamme per la salute vogliono una spiegazione chiara dall'ASREM. Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, il livello di inquinamento nella piana di Venafro non accenna a diminuire. Azzerato quasi completamente il traffico, spente le caldaie per il riscaldamento domestico, chiuse molte aziende, i benefici per la qualità dell'aria dovevano essere tangibili ed invece la situazione non è affatto migliorata. Negli ultimi giorni i livelli di PM10 e PM2.5 hanno raggiunto picchi preoccupanti. Per sillogismo è facile ipotizzare che il problema principale non sia il traffico, pressoché assente in questo periodo. E così le mamme per la salute e l'ambiente hanno in animo di effettuare un accesso agli atti all'ARPA Molise per capire cosa sta succedendo realmente nella piana. L'associazione chiede se sia stata valutata e definita la componente emissiva ed immissiva di inquinanti atmosferici da traffico veicolare, in considerazione del fatto che la sua quasi totale assenza in questo periodo di restrizione alla mobilità rappresenta una condizione di bianco unica ed irripetibile per stimarne, per differenza dall'ordinario, la sua incidenza quantitativa e qualitativa. Le mamme chiedono inoltre se sia stata stimata oggettivamente l'incidenza emissiva ed immissiva, quantitativa e qualitativa delle altre sorgenti, con particolare riferimento ai siti industriali Colace e Medera, anche in misura delle fasi di marcia al resto dei due impianti. Infine l'associazione chiede se sia oggettivamente stimata e definita la componente residua, emissiva ed immissiva, da altre fonti diffuse. E a Campobasso adesso, dove il sindaco Gravina fa chiarezza sul progetto Scuole Sicure e sulla dotazione di nuove armi alla Polizia Municipale. Lo ascoltiamo in questo suo videomessaggio. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza in relazione al progetto Scuole Sicure e alla dotazione che appunto è stata fatta in favore della Polizia Locale su diciamo così, l'acquisto di ulteriori armi. Beh, non è sicuramente l'intenzione dell'amministrazione quella di trasformare, come qualcuno forse ironicamente ha inteso fare, il progetto come nel Far West all'americana. Assolutamente è qualcosa di diverso. Si tratta di una misura volta a rafforzare, diciamo così, la sicurezza e l'ordine pubblico in favore della polizia locale. E si privilegiava, questo è quello che è scritto nella circolare, si privilegiava oltre all'assunzione di personale a tempo determinato, soprattutto la dotazione della polizia locale. Quindi la scelta è stata fatta perché il numero di armi era insufficiente a coprire, diciamo così, tutto il personale che è chiamato a far fronte a questa esigenza e quindi per innanzitutto garantire al personale che svolge ordine pubblico la sicurezza propria. Chiaramente ricordiamo, l'utilizzo di un'arma è sempre un qualcosa che va ricondotto a estreme ipotesi di difesa, di autodifesa personale, ma non deve assolutamente passare il messaggio che si arma la polizia locale perché si vuole, come dire, in qualche modo incentivare l'utilizzo delle armi. Crediamo assolutamente nell'importanza della prevenzione, nella diffusione dei messaggi importanti di prevenzione per il consumo di droghe o in generale per ogni forma di crimine. Tuttavia è lo stesso progetto che limitava davvero ad una parte residuale, diciamo così, l'attività di formazione e sensibilizzazione nelle scuole. Quindi questo è il motivo per il quale è stata fatta una scelta sulla base, tra l'altro, delle richieste e delle esigenze avanzate da molto tempo dalla polizia locale. E per lavori di manutenzione alla rete idrica, domani dalle 9 per le utenze di Contrada Coste di Oratino, Contrada Colle Longo, Contrada Colle Leone, Strada Depuratore San Pietro, è prevista l'interruzione del flusso idrico, naturalmente a Campobasso, che verrà comunque ripristinato nell'arco della stessa giornata, come comunicano da Palazzo San Giorgio.
L'associazione Talenti Artisti Molisani ha realizzato un video di speranza per la ripresa delle attività, non solo in ambito culturale, ma anche sportivo ed economico. Lo slogan è Rialzati Campobasso, Rialzati Molise, insieme si può. Guardiamolo insieme. La nostra città si è addormentata nel più lungo dei silenzi dal dopoguerra. Un nemico terribile, ma soprattutto invisibile, ci ha allontanati in poco tempo, trasformando tutti noi, dai bambini agli adulti, agli anziani, in prigionieri nelle nostre case. Una tristezza che minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, ha inondato le nostre menti, ma soprattutto il nostro cuore. I medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario, a cui va il ringraziamento e la stima di noi tutti, stanno combattendo una guerra contro un nuovo e sconosciuto nemico, che in maniera silente ha invaso il mondo, l'Italia, il Molise, la nostra Campobasso. La vita di un essere umano può cambiare in pochi attimi, ma i sentimenti e le emozioni non cambiano solo perché questo Covid-19, come si fa chiamare, ci ha attaccati alle spalle. E allora, rimanendo in casa, si può viaggiare con la fantasia e il sogno, ripercorrendo tutte quelle emozioni vissute nelle feste della nostra città, dal Corpus Domini alle processioni religiose del Venerdì Santo o di Maria Santissima del Monte, alle competizioni sportive, dal batticuore rosso-blu del Campobasso Calcio, agli emozionanti canestri delle ragazze della Magnolia, alle corse sulla pista del campo scuola Nicola Palladino, ai tornei di tennis sui campi della Villa Comunale. Sempre solo abbracciati, in un lungo e spensierato grido verso il cielo. Volevamo conquistare il mondo, ma il mondo ha conquistato noi. Torneremo ad abbracciarci e solo allora capiremo davvero che correre spensierati in un prato rappresenterà la cosa più emozionante che la vita può offrire ad un essere umano. Rialzati, Campobasso! Rialzati, Molise! Insieme si può! E adesso le previsioni del tempo. Previsioni del tempo di giovedì 16 aprile. Una nuova rimonta del promontorio subtropicale garantisce condizioni di generale stabilità e bel tempo con un ampio soleggiamento, inframmezzato solo dal transito di sterili velature a partire dal pomeriggio. Temperature in deciso aumento, venti deboli settentrionali, mari da mossi a poco mossi. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 4, massima 20 gradi, Isernia 5,20, Termoli 5,22, Venafro 6,22. Qualche secondo di pausa, fra pochissimo con lo sport. Partiamo col calcio, si ispira Zeman per la fase offensiva, a Mazzarri per la tattica difensiva e Martella come Conte. L'allenatore dell'Olimpia agnonese Erminio Rullo si confessa a Telelegione, ascoltiamolo. Rullo, grazie per aver accettato il nostro invito, innanzitutto come sta? Bene, bene, dai, siamo a casa in famiglia, quindi stiamo bene, chiaro che ci manca il lavoro però. Dobbiamo restare a casa ancora per un po', speriamo, per poco. Speriamo per poco. Senta, si parla di chiudere la stagione, di concludere la stagione, magari giocando anche nei mesi estivi, scendendo in campo mercoledì e domenica. È una soluzione percorribile secondo lei? Ma io penso di sì. Perché l'interesse di tutti è finire il campionato, a prescindere dal virus, che è chiaro che è lui che decide il comando. Ma qualora ci fosse la possibilità di scendere in campo, noi dobbiamo
farci trovare pronti e giocare anche ogni 3 giorni. Alla fine lo fanno nelle altre serie, in altri campionati, non vedo perché non possiamo farlo noi. Alla fine sono 8 partite, non parliamo dell'intera stagione. Senta, mister, i giocatori si allenano a casa. Un allenatore invece cosa fa? Guarda le partite giocate dalla sua squadra, si allena o cos'altro? Sì, diciamo che di tempo ce l'abbiamo tanto, perché siamo a casa 24 su 24. Mi alleno anche io, per tenermi un po' in forma, perché ad Agnone mi ero un po' lasciato andare, che si mangia bene lì, si mangia troppo. Quindi mi alleno, guardo le partite nostre passate, guardo giocatori magari interessanti che ho visionato durante l'annata, lavoriamo approfondimenti su altri allenatori, su altri modi di giocare, per crescere anche noi, no, come allenatori. A proposito di giocatori, Diakité è del Teramo, lo sappiamo, ma in rosa Lagnone ha tanti giovani di valore. Secondo lei c'è qualche altro elemento che potrebbe spiccare il volo? Ah, sicuramente i giovani hanno fatto bene tutti gli under, da Meji 2001 che prima aveva giocato la Beretti del Foggia, ha giocato poco, quindi ha tanto da migliorare, ma ha fatto vedere delle cose importanti. Anche lui non nascondo che è visionato da molte squadre professioniste. È peccato per questo stop perché stava crescendo, stava facendo molto bene. Ma come Minacori, come altri, li cito tutti perché faremo un'intervista molto lunga. Però hanno fatto tutti bene. Poi ci sono gli over che sono giocatori importanti per la categoria. Purtroppo si sono trovati in Serie D. Non faccio nomi per correttezza, ma anche voi giornalisti avete potuto ammirare, come so, Nicolao che ha vinto il miglior giocatore del campionato. Ecco, mister, ma che ci fa uno come Nicolao in Serie D? Che ci fa uno come Nicolao in Serie D? Purtroppo è un ruolo particolare quello. In Serie D fanno giocare solamente gli under in quei ruoli e fanno fatica anche a trovare squadra. Io sono fortunato che io lo conoscevo dai tempi del Napoli. Lui come Allegra, anche lui è un giocatore importante, ma come tanti, ci sono Juro, stranieri sono tutti giocatori importanti, argentini. Frabotta, che conoscete anche a Campobasso. Purtroppo a volte si entra nelle categorie e non si riesce più a uscire perché si viene cerchiati come giocatori di Serie D, no? Invece bisognerebbe guardare su questi campi perché ci sono giocatori importanti che ci possono fare tranquillamente. Senta, parliamo anche un po' di tattica. La difesa 3 com'è nata? È nata, diciamo che io sono partito quest'anno per fare 3-3, per fare 3-5-2, ho impostato la squadra per fare 3-5-2. Poi con gli under abbiamo delle difficoltà, avendo gli Akite in rosa, che è un quarto, che pian piano poi abbiamo cercato di costruire anche come quinto, e ha fatto anche bene, però principalmente lui tatticamente aveva delle difficoltà, perché in Francia lavorano poco sulla tattica, quindi da quarto ho avuto dei vantaggi, quindi abbiamo dovuto cambiare un po' modulo. Ci siamo trovati tanti esterni bravi, da Minacori a Dudu, ad Ercole come under, quindi abbiamo giocato un 4-3. Poi la partita che abbiamo fatto a Montegiorgio, che ci trovavamo senza difesa praticamente, mancavano tutti, là ci siamo inventati difesa 3 con Juro e due braccetti 2000, giocarono con Jacco e Diakité dietro. Lì vincemmo, facciamo una buona gara e l'abbiamo riproposto. Ma ripeto, è chiaro che all'inizio devi dare impronta, poi una volta che la squadra conosce i meccanismi puoi cambiare il corso dopo, come abbiamo fatto noi. La squadra era totalmente nuova, no? Veniva da una retrocessione, erano rimasti 3 giocatori forse dell'anno precedente, quindi ci conoscevamo poco. Senta, ultima considerazione, mister, l'Agnonese prima della sosta è la versione migliore oppure può ancora crescere? Secondo me può ancora crescere, perché noi a gennaio abbiamo fatto gli acquisti importanti che andavano a completare la rosa, ci davano dei cambi importanti, se no magari all'andata abbiamo sofferto un po' questo, eravamo un po' corti a livello numerico.
anche come under eravamo un po' corti, quindi il giorno di ritorno avevamo più scelte sia di modulo che di giocatori, quindi c'era più competizione, gli allenamenti si alzavano di intensità e infatti poi siamo arrivati nei playoff, siamo stati 3-4 quarti per i playoff e ce ne saremmo giocati fino alla fine di questo sto permettendo, quindi può crescere, possono crescere i giovani e amalgamarsi ancora di più il gruppo. Senta, un'ultima considerazione, davvero l'ultima. Lei ha avuto tanti allenatori bravi, tanti allenatori professionisti. A chi si ispira? Ma io ho cercato di prendere un po' da tutti, no? Ho avuto da Zeman che è ultra offensivo, a Mazzarri che magari è più difensivista, quindi bisogna cercare di prendere, di copiare anche e metterci del mio in questo caso, con gli anni che ho passato da giocatore e adesso approcciandomi da allenatore. È chiaro che adesso è facile fare nomi di Conte, di nomi importanti, no? Che spiccano nel nostro calcio. Conte lo conosco anche come persona, quindi so che lavoratore è, prescindendo dai risultati in campo la domenica, lo conosco come persona anche negli allenamenti, si dedica 24 ore su 24 al calcio, è un martello come dicono, non è solamente dai giornali, è veramente così, quindi uno che dà anima e corpo al suo lavoro diciamo che è un esempio importante per me. E adesso passiamo al volley, continua la nostra rubrica intervista a Casa dei Campioni. Oggi è il turno del libero campo bassano Marco Santucci, pronto a vivere un'altra stagione a Lago Negro. Marco Santucci, libero campobassano della Rinascita Lago Negro, una stagione che per te, come per tanti altri pallavolisti, si è conclusa anzitempo. Sì, diciamo una stagione molto travagliata sin dall'inizio per noi, perché purtroppo abbiamo vissuto la sciagura di uno scoperchiamento del nostro palazzetto in cui giocavamo a Lauria, con la morte purtroppo di una ragazza giovane. E quindi da lì c'è stata una serie di sventure con l'esilio a Corigliano per le gare in casa e tutto, e con tutti i disagi che ne susseguono. E sì, questa è stata, diciamo, la ciliegina sulla torta, questa pandemia che purtroppo, volendo o nolendo, ci ha portato all'annullamento del campionato, diciamo, e alla cristallizzazione delle posizioni. Una pandemia che già aveva visto l'8 marzo giocare anche una partita a porte chiuse a Castellana Grotta, un'esperienza Sì, senz'altro particolare. l'ultima giornata a giocare è stata quella a Castellana Grotte contro il nostro amico Stefano Patriarca, che è stata una situazione, diciamo, surreale, senza tifosi, con pochi dirigenti, con pochi addetti ai lavori, e già lì si, diciamo, fiutava la possibilità dell'annullamento del campionato, perché in quelle condizioni, a mio avviso, fare sport è praticamente impossibile, sia per le società che anche per i giocatori. Tu che l'hai vissuta con Sora, la Superlega, come vedi l'attuale polemica che si è sviluppata dopo lo stop di tutti i campionati da parte di alcune società di Superlega che comunque avrebbero voluto fare i playoff in estate per offrire uno spettacolo al pubblico? Guarda, io cioè, sarei stato a favore diciamo del termine del campionato in maniera normale, diciamo, aspettare il più possibile per vedere l'evoluzione di questa situazione, anche perché ormai noi navighiamo a vista in tutti i settori, quindi secondo me anche nello sport, visto che tutte le manifestazioni estive sono state annullate, si sarebbe potuto aspettare, diciamo, il 3 maggio piuttosto che giugno, al di là degli interessi, ma anche giustamente per dare un segnale di ripresa per lo sport, per la nazione, diciamo. Quindi io sono a favore del fatto che bisognava aspettare un attimino in più. Poi magari, come ho detto già mille volte parlando con i miei compagni, sarebbe stato uguale, l'avrebbero annullato. Però sarebbe stato giusto aspettare un attimino, visto che abbiamo tutta l'estate avanti, siamo dei professionisti e non vedo per quale motivo ci siamo arresi così facilmente, diciamo.
parlavi di estate davanti, questa situazione legata alla pandemia avrà un peso anche su una disciplina che a te è cara come il beach volley? Sì, purtroppo con la mia accademia le attività sono state sospese circa un mesetto e mezzo fa. Abbiamo sospeso il, diciamo, il torneo invernale e tutte le altre attività correlate. La struttura è stata chiusa e non sapremo quando riaprirà, perché da quello che leggo le strutture sportive, palestre, eccetera, centri sportivi saranno gli ultimi a riaprire, ovviamente, per non, diciamo, favorire questi assembramenti di persone. E per quanto riguarda il beach volley, si spera che in qualche maniera quest'estate, anche verso agosto, settembre, non lo so, si possa magari tornare a giocare, non lo so, non te lo so dire, guarda, perché veramente si naviga a vista, non si sa che cosa succederà domani, quali saranno le, diciamo, le ripercussioni su tutto, non si sa. A proposito, ritornando invece alla stagione indoor, abbiamo parlato prima della stagione per la squadra complessiva, che bilancio invece fai della tua stagione personale? Bene, personalmente è bene, molto meglio dello scorso anno, dove ho avuto abbastanza problemi fisici. Quest'anno mi sono trovato bene con la società, con la squadra, con i compagni, e avevamo un obiettivo che era quello di centrare i playoff. E dopo l'ultima vittoria a Castellana eravamo lì a giocarcela con 3 gare al termine della stagione, quindi molto positiva, e l'anno prossimo un altro anno di contratto lì, molto probabilmente resterò lì a Lago Negro. E ho parlato col presidente prima di andare via e lui è carico per la stagione prossima e vorrebbe fare una squadra leggermente più competitiva. Io a 36 anni non posso chiedere di meglio attualmente, e quindi molto al 99% resterò lì. Bene, era l'ultimo servizio per questa edizione del telegiornale di Teleregione. Grazie per aver scelto la nostra informazione, che torna a partire dalle 19:30.